Ebbene, ci siamo spostati di non molto, siamo ad Apricena, un centro della provincia di Foggia, siamo nel centro storico, i luoghi che noi amiamo, che andrebbero sempre di più valorizzati. Le beatitudini, questo tema che ci ha accompagnato e che ci accompagnerà ancora una volta. Ma da oggi cercheremo di pensare alle beatitudini come guida, come luce, come forza, direi come rianimazione, tra virgolette, della famiglia. Questa realtà, questo tema così tanto oggi dibattuto, su cui, lasciatemelo dire, c'è anche tanta confusione. Noi non entreremo nelle altre tematiche, non possiamo entrarci, ma vedremo da cristiani quali sono le beatitudini della famiglia, cioè come oggi la famiglia, per tornare ad essere famiglia, per tornare ad essere luogo di crescita nella fede, di crescita nell'umanità, luogo in cui si, donandosi reciprocamente, si donano sentimenti, si donano valori, luogo in cui si trasmette la vita, si trasmette la fede, si trasmette la forza per vivere. E quindi dicevo, vedere all'interno della famiglia cristiana come la famiglia può essere testimonianza delle beatitudini, ma nello stesso tempo come la famiglia dalle beatitudini può trarre la forza, la luce per essere tale. Le beatitudini, lo sapete, sono un po' la Magna Carta di ogni cristiano. Basta vivere o sintetizzare la nostra vita nelle beatitudini e viviamo e sintetizziamo la nostra vita cristiana, la nostra vita di fede, la nostra testimonianza evangelica. E allora lo facciamo sempre lasciandoci aiutare ormai dal nostro amico il cardinale José Tolentino de Mendoza, con il testo Amicizia, un incontro che riempie la vita, un testo che ci invita ad abbracciarci e ad abbracciare. Credo che molti che ci seguono sin dall'inizio hanno compreso il filone di questo testo, di questo cammino, di questo percorso che stiamo vivendo insieme. Dicevo, lo faremo proprio spinti dalle riflessioni, ma anche dalla genialità che ritroveremo in certe intuizioni nate, stimolate non solo dall'esperienza umana, ma soprattutto dalla preghiera e dallo spirito. E potremmo intitolare questo nostro percorso Le beatitudini della famiglia. Le beatitudini della famiglia, che non vuol dire che appartengono solo alla famiglia, ma le beatitudini anche nella famiglia, nel senso che devono essere riscoperte, rivissute, riproposte nella famiglia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!